Un grillo versione Highlander domina la prima pagina del blog, rilancia una dichiarazione di intenti e sferra un nuovo attacco alla Rai. Non abbiamo fretta, ne resterà soltanto uno, titola. Chi si è candidato per i 5 Stelle al Parlamento e vuole un accordo con il PD-L è pregato di avviarsi alla porta, ribadisce il leader del movimento, che poi scrive nessuna alleanza per i ballottaggi alle amministrative. Amministrative che hanno visto il crollo del movimento, ma secondo Grillo il crollo è degli altri, non dei 5 Stelle. I dati che non vi mostrano un altro post del leader. Nocciola numeri farà affronti negli anni, i partiti sono morti, la tesi, mentre il movimento è cresciuto. Certo lo è rispetto agli esordi. Con tutta la simpatia per voi, commenta però Enzo, i raffronti vanno fatti con dati omogenei e non essendoci comunali precedenti in cui eravate presenti, l'unico raffronto possibile è con le politiche 2013. Insomma, Grillo vorrebbe recuperare qualcuno dei tanti delusi dal risultato delle comunali, ma se ci sono quelli che lo appoggiano sempre e comunque, come Luigi che scrive l'Italia informata e onesta è con te e col movimento, in molti gli dicono che non ha capito cosa sta accadendo. Le elezioni sono state un grande insuccesso, ammette Mario. Non dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia come i vecchi partiti. Il risultato è stato deludente. Se in un'elezione in cui tutti hanno perso, rincara la dose Gianni, il movimento non ha saputo recuperare i delusi dagli altri partiti, significa solo che gli elettori sono delusi. E il motivo principale è stato il suo rifiuto di fare alleanze nel momento in cui si trovava in posizione di forza. Insomma, ci riprova di nuovo Grillo a scaricare la responsabilità dell'insuccesso alle comunali. Solo ieri aveva inveito senza mezzi termini contro gli italiani. Ma in tanti gli chiedono conto, il web torna a dividersi, ma non solo. Siamo in 10 pronti ad andarcene, ha detto un parlamentare 5 Stelle al Corriere della Sera, che svela come ci sarebbe l'ipotesi di formare un nuovo gruppo.